22 dicembre 1894, Alfred Dreyfus, capitano dello Stato Maggiore francese di origini ebraiche, è condannato ai lavori forzati da un tribunale militare. Dreyfus è accusato di alto tradimento per aver sottratto e trasmesso all'ambasciata tedesca a Parigi documenti militari segreti di grande importanza. È deportato nell'Isola del Diavolo, nelle Antille francesi. Nel gennaio del 1898, lo scrittore Émile Zola pubblicherà sul quotidiano parigino L'Aurore una appassionata difesa di Dreyfus dal titolo J'accuse, con cui denuncia l'antisemitismo delle autorità militari.